Cari amici di Invernali ben ritrovati, siamo all'ultima puntata di Ski Trentino, la trasmissione ufficiale del Comitato Trentino Fisi. Seppure la stagione sia ormai in chiusura, anche questo appuntamento settimanale è particolarmente ricco di servizi. Partiamo con la straordinaria prestazione della squadra trentina di snowboard ai campionati italiani, dove ha centrato ben 20 medaglie, ma altrettanto prezioso è pure l'argento ottenuto da Matteo De Vettori ai Tricolori Junior di Stano Speciale. Siamo poi andati a Passo San Pellegrino per incontrare i fondisti delle Fiamme Oro. Per loro una stagione straordinaria, con la conquista del titolo italiano in staffetta dopo tanti anni. Le nostre telecamere non potevano mancare all'ultimo appuntamento stagionale con lo Scialpino, l'Efis femminile dell'Alpe del Cermis. Sempre in Val di Fiemme sono stati poi celebrati i 70 anni di Franco Nones. Fine stagioni ed è tempo di bilanci, da quello del presidente del Comitato Trentino Angelo Dalpez a quello dell'assessore Tiziano Melarini, che ha contribuito a portare la 3-3 e i mondiali del 2013 in Trentino. Ed ancora spazio ai commenti di atleti e allenatori, ed infine ultima rubrica dedicata agli sci club. La chiusura tocca all'Unione Sportiva Cornacci di Tesaro. Siete pronti? Apriamo il cancelletto ed andiamo a vedere il primo servizio, le 20 medaglie trentine ai campionati italiani di snowboard. Chiesa Valmalenco colonizzata dai colori trentini. E questo il leitmotiv dell'edizione 2011 dei campionati italiani di snowboard. Al termine dei cinque giorni di gara, il team del Comitato Provinciale, diretto da Silvio Dondio, ha collezionato ben 20 medaglie, delle quali ben 8 d'oro. Vittorie e piazzamenti in tutte le categorie, ma in particolare pesa quello assoluto nel Border Cross femminile centrato dalla moinese Jessica Felicetti, e quello nel gigante parallelo della categoria juniore ottenuto dal cugino Mirko Felicetti, addirittura Assoluto. Da segnalare poi la duplice medaglia d'oro conquistata dal fassano di Pozza Emil Zulian, primo sia nell'halfpipe sia nello slopestyle, e ancora oro per l'altra fassana Giorgia Locatina nello slopestyle, al quale ha abbinato pure un argento nella pipe Infine è arrivata la duplice affermazione di Nicola Liviero dello snowboarding malcesine nella prova Half Pipe e anche nello snowboard cross, ma per lui altre due medaglie di bronzo nello slopestyle e nel gigante. L'ultimo oro è arrivato nella giornata conclusiva da Francesca Pasetto del Montebaldo Snowboarding, brava ad interpretare al meglio il tracciato e a chiudere vittoriosa dopo l'ultima Wups, proprio davanti alla compagna di squadra Alice Lombardi. La Basetto ha chiuso questi fantastici giochi con altre due medaglie di bronzo, nell'Half-Pied e nello Slopestyle. Ed ancora la moenese Gabriella Dallaglio, argento nel Border Cross Allievi e due bronzi in gigante in Slopestyle: Nicola Ganz, bronzo nello Slopestyle Allievi e Ilaria Collini del Campiglio Schittin, bronzo nello Slopestyle Senior. Dallo snowboard allo sci alpino con una splendida medaglia d'argento ottenuta dal roveretano Matteo De Vettori ai campionati italiani giovani di Courmayeur. Un risultato che valorizza una super stagione per il campione lagarino, per il quale sembrano aprirsi le porte della nazionale. Un'altra medaglia per il Trentino dopo le tre conquistate dai Tricolori Children da Laura Pirovano, Pascal Arizzi e Davide Parisi. Per quanto riguarda il fondo, la stagione ha portato 10 medaglie tricolori ai campionati italiani giovanili, con il Comitato Trentino vincitore 5 volte su 6 nella graduatoria regionale. L'unica disciplina che deve ancora concludere il suo calendario è lo sci-alpinismo. Domenica si è disputata la Ski Alp Varrendena con la vittoria del francese William Von Mardion e con l'arrivo a Paiate di Francesca Martinelli e Roberta Pedranzini. Le stesse due valtellinesi si contenderanno il successo nell'ultima prova di Coppa delle Dolomiti in programma domenica a San Martino di Castrozza con il terzo palaronda ski alto. In campo maschile il leader del circuito è Guido Giacomelli. Siamo andati a Passo San Pellegrino per incontrare il gruppo sportivo Fiamme Oro che quest'anno ha celebrato un traguardo fantastico, il titolo italiano in staffetta dopo 47 anni di astinenza. Siamo a fine stagione e abbiamo incontrato il dottor Andrea Salmeri, comandante del centro di allenamento delle Fiamme Oro di Moena, insomma una stagione speciale con questa vittoria nella staffetta in particolar modo che arriva dopo molto tempo. Eh sì, è stato un inverno magico perché dopo 47 anni abbiamo ritrovato questo titolo, dopo tanti anni, e la soddisfazione è il lavoro, no? il lavoro che ha portato i suoi frutti, anni di concorsi, anni di gestione de delle risorse umane che ha portato a questo risultato sicuramente per noi importantissimo. Eh, abbiamo puntato tantissimo sui giovani, infatti gli ultimi 5 concorsi, 5 bandi di concorso per gli atleti del Fiamme Oro ecco, sono stati seguiti con particolare interesse, soprattutto sui più giovani come dicevo per arrivare poi a questi risultati come avete festeggiato questa vittoria nella staffetta allora la festa la facciamo il 28 aprile che è appunto la chiusura della stagione con tutti gli atleti del nostro gruppo sportivo fiamme oro di moena e che è appunto a sede presso il centro allestamento alpino della polizia di stato sono circa 50 fra atleti tecnici e allenatori e il 28 aprile appunto festeggeremo la chiusura dell'inverno con, con questo grande risultato con una bellissima giornata. Faustino Bordiga, allenatore responsabile delle Fiamme Oro di fondo, è stata una bella stagione Faustino. Ma credo la più bella da quando sono allenatore di questo gruppo, è un gruppo giovane, quest'anno abbiamo veramente centrato un obiettivo eccezionale, quello di vincere la staffetta dei campi italiani dopo 47 anni di mancanza di questo titolo. Diciamo che era un titolo che ci tenevamo tantissimo, magari negli anni futuri. Avendolo vinto così presto vuol dire proprio che abbiamo dei ragazzi giovani che possono da ben sperare. Ecco. Avete un mix di under 23, juniores, ma anche veterani come Marco Cattaneo. Insomma, com'è facile? È facile tenere alto il livello, la preparazione e anche l'umore? Credo proprio che questo sia il segreto di un gruppo di. Gruppo diverso, però il Catane è un faro per questo gruppo. E man mano che l'età scende, eh, più si trainano, si aiutano. Si, I giovani imparano dai vecchi e questo credo sia il segreto delle fiamme oro. Marco Cattaneo, finita la tua stagione e tracci, tracciaci un bilancio. Ma dai, La mia stagione quest'anno è stata un po' altalenante perché ho avuto dei problemi fisici quest'estate che non mi hanno permesso di allenarmi come volevo. Comunque, niente, ho seguito il mio circuito FIS Marathon Cup, sono riuscito ad arrivare due o tre volte nei dieci e questo era un po' il mio obiettivo. Ho curato un po' meglio la Marcia Longa e la Vasa Loppet, non sono andate come volevo, ma comunque spero di rifarmi l'anno prossimo. La stagione è la mia migliore, ho vinto il titolo italiano in staffetta, ho centrato un terzo posto in Coppa Europa nella classifica finale, un secondo in quella generale di Coppa Italia, qualche vittoria anche in Coppa Europa, in Coppa Italia e niente, la consapevolezza di aver raggiunto un livello buono e posso ancora migliorare. La squadra mi supporta bene, dai adesso ci riposiamo e poi pensiamo al prossimo anno e cercare di migliorare ancora per arrivare pronti al prossimo, al prossimo inverno. Sì dai, tre medaglie come Under 23, un oro e due argenti, è abbastanza soddisfatta, dai potevo fare meglio, in Coppa Europa ho fatto anche dei buoni risultati, non è mai arrivato il podio però quarta, quinta, sesta. E sono abbastanza contenta, un po' al fine di stagione ero un po' stanca, poi per la trenta mi sono anche ripresa bene. Dai. Sì, dai, sono abbastanza contenta di questa stagione, quest'anno sono riuscita a vincere la classifica generale di Coppa Italia e a ottenere il mio primo podio in Coppa Europa, per il resto le altre gare un po' di alti e bassi, però tutto sommato sono abbastanza contenta. Sì, è stata una stagione un po' con alti e bassi. Ha iniziato bene, poi ho avuto qualche problema di salute. E sì, possiamo dire che me, me, questi problemi me li sono tirati dietro fino alle ultime gare. Vabbè, è andata così. Il prossimo anno, un'altra stagione, cercheremo di far meglio. E... Ma è positiva, direi. Ho iniziato un po' benissimo però è andata un po' in crescendo fino alla, alla vittoria della staffetta quindi direi positiva è stata una stagione un po' sotto le mie aspettative sono partita abbastanza bene con tanti obiettivi tante mete speranze da, da raggiungere invece in realtà poi le cose sono andate un po diversamente ovviamente tante Tanti sono stati i motivi e speriamo però nella prossima stagione di riscattare. Ecco. Ma sono anche soddisfatto, ma mi speravo anche qualcosa in più. Un tutto sommato alla fine, adesso penso già alla stagione prossima di, di farmi meglio là. Ma la stagione, sì, malgrado, insomma gli allenamenti siano andati sempre bene, non, non mi ha proprio reso soddisfatto, a parte qualche, qualche gara in cui sono. Dato forte, poi diciamo una stagione un po' sottotono. Iscriviti alla Fisi. Doppia tessera, doppio vantaggio. Guarda le convenzioni su fisitrentino.it. Cala e Sipario sulla stagione dello Scialpino con le gare fisse all'Alpe del Cermis, sulla pista Costa Bella in gara veterane e giovani promesse. Andiamo a vedere com'è andata. Anche quest'anno è toccato all'Unione Sportiva Latemar, in collaborazione col GS Fiamme Gialle, chiudere ufficialmente il sipario sulla stagione agonistica dello sci alpino. Classiche gare FIS di gigante disputate all'Alpe del Cermis con al via però la creme dello sci azzurro: da Denise Carbona a Chiara Costazza, da Daniela Merighetti a Johanna Schnarf, da Camilla Alfieri a Nicole Gius. Gare in Val di Fiemme d'ospitalità a cura della Val di Fassa, Valle che è centro federale di allenamento per le nazionali azzurre. Una gara di fine stagione con tante motivazioni diverse e che per le più giovani, come le atlete del Comitato Trentino, serve anche per cercare di abbassare i propri punteggi. Teatro di gara la nuova pista Salera, perfetta in entrambe le manche considerando le temperature di questi giorni, che ha premiato la bresciana Sabrina Franchini, che ha così centrato una vittoria che le permette di chiudere in bellezza una buona stagione. Piazza d'onore per la torinese Francesca Marsaglia, staccata di 60 centesimi, quindi terzo posto per Tesina Johanna Schnarf a un secondo e 14 centesimi. Quindi nell'ordine Elena Franchini e Giulia Gianesini. Solo settima Denise Carmon, che a metà gara aveva stabilito il miglior tempo assoluto. Purtroppo nel muro finale ha perso la linea, lasciando centesimi, anzi secondi preziosi, agli avversarie. Alle sue spalle la Fassana Chiara Costazza, pure lei in difficoltà nella seconda manche dopo una buona prima frazione. Alle sue spalle Camilla Alfieri, Anna Hofer, Daniela Merighetti e Nicole Giuss. Ottimo diciannovesimo posto per Anica Anna Agriman dell'agonistica Campiglio. L'ultima gara stagionale è stata pure l'occasione per attrarre personali bilanci con atlete e allenatori. Sabrina Franchini in chiusura di stagione arriva anche una vittoria, penso che corona una stagione positiva per te. Sì, corona una stagione positiva, era l'anno, avevo pensato di fare l'ultimo anno, quest'anno invece si vede che ero così tranquilla di testa che è andata bene e quindi sono felice per questa stagione. Mi sono tolta tante soddisfazioni e ho. Esaudito il mio sogno di correre in Coppa del Mondo, adesso speriamo di crescere ancora. Denis Carbon, si sta per chiudere la stagione, qual è il tuo bilancio stagionale? Ma alla fine è anche positivo perché, con tutti gli acciacchi che ho avuto a inizio stagione, sono ancora riuscita a salire sul podio e anche ai mondiali ho quasi raggiunto l'obiettivo di vincere la medaglia, perciò, due risultati veramente ottimi e con poche occasioni quest'anno perché abbiamo fatto poche gare in gigante, due le dovevo saltare, perciò è positivo, è un bel, una bella chiusura per, in riguardo alla prossima stagione. Chiara Costanza, si chiude una stagione che non è stata proprio come pensavi? No, ehm, devo dire che speravo sicuramente in qualcosa di meglio, non mi aspettavo tantissimo perché... Ho avuto una preparazione sia estiva che autunnale molto scarsa, ho sciato pochissimo, mi sono allenata pochissimo, quindi non pretendevo tanto da me. È andata ancora peggio di quello che mi aspettavo e tante uscite di nuovo, ma se non stai bene fisicamente è anche difficile chiedere al proprio corpo di dare di più, quindi niente, la metto via, ho comunque fatto un bel risultato ai campionati italiani. che... Mi ha fatto bene alla testa, al cuore, a tutto e quindi adesso spero di mettermi a posto per la prossima stagione e rientrare bene. Stefano Costazza, il Cirmissi sta per chiudere anche la vostra stagione, quella di Coppa del Mondo si è già conclusa, come è andata? In maniera positiva, penso, specialmente da metà stagione in poi, partita subito bene a Soldan, un po' bene, meno bene nel mese di dicembre, abbiamo avuto un calo, per poi dopo veramente a febbraio... Febbraio-marzo hanno lavorato bene. A gennaio hanno fatto un buon lavoro, ragazzi abbastanza in forma e hanno fatto dei buoni risultati. Già più responsabile del settore scelpino del Comitato Trentino. E siamo in chiusura, mancano ancora i campionati italiani aspiranti. Ma è stata tutto sommato una bella stagione. È stata una bella stagione, entusiasmante, proficua di risultati, senz'altro, e mi riferisco in particolare alla squadra maschile. Che, con la quale abbiamo, con, abbiamo ottenuto diversi risultati, anche molto importanti. Eh, primo su tutti Matteo De Vettori, e eh, non mi sbilancio, ma è, è probabile una, un inserimento in squadra. Comunque, facciamo finta di non averlo detto. Sono contento anche, comunque, della squadra femminile perché, rispetto agli anni scorsi, c'è stato sicuramente un miglioramento dal sesto posto dell'anno scorso appunto siamo quarti in questo momento mancano appunto ancora i campionati italiani aspiranti dove possiamo ancora fare qualche bel risultato le ragazze sono, sono stanche me, ma hanno ancora voglia di, di ottenere dei risultati importanti la leggenda dello sci franco nones è stato festeggiato dalla comunità di castello e molina di fiemme per i suoi splendidi 70 anni riviviamo questo momento la Val di Fiemme, ma tutto il Trentino sportivo, ha festeggiato la leggenda dello sci di fondo. In tanti sono accorsi sabato scorso a Castello di Fiemme per celebrare il settantesimo compleanno di Franco Nonis, la prima medaglia d'oro olimpica individuale maschile nello sci di fondo. Era il 7 febbraio 1968 quando a Grenoble il minuto fondista italiano sovvertì ogni pronostico, aggiudicandosi con determinazione, astuzia e tenacia la 30 km. Fu un evento strabiliante che lasciò toniti tutti gli appassionati di questo sport, che fino a quegli anni aveva come padroni assoluti gli atleti scandinavi e russi. Fu il primo ad infrangere questo monopolio, ma grazie alla sua schiettezza, alla sua intelligenza, al suo sorriso, conquistò pure loro. Ancora oggi ha tanti lustri da quella affermazione ha amici in tutto il mondo e proprio grazie alle sue conoscenze la Val di Fiemme ha potuto negli anni ambira ad organizzare addirittura tre edizioni dei campionati mondiali. Sabato scorso tutta la comunità di Castello di Fiemme si è stretta attorno al proprio campione che è arrivato in piazza con la carrozza accompagnato dalla moglie Inger e dal sindaco di Castello Molina Antonio Barbetta. Il campionissimo è passato sotto gli sci incrociati dei ragazzi del GS Castello e della Polisportiva Molina, dopo il saluto delle autorità e della banda. Poi è stato il momento degli abbracci con i suoi vecchi compagni di sport e delle tante autorità che lo hanno voluto festeggiare. Un franco nones in gran forma che indossava con orgoglio la giacca azzurra con il distintivo dell'Italia e i cinque cerchi, proprio la stessa giacca del 1968. Alla faccia della forma fisica. Non è un po' tanta perché non è che capita sempre di compiere i 70 anni, arrivano una volta e poi passano. E poi fa molto piacere anche vedere quando in paese si ricordano anche di quello che è stato fatto e quello che si potrà fare ancora. Tempo di bilanci per il Comitato Trentino, dalla voce del suo presidente Angelo Dalpez, e tanti risultati ma anche interessanti progetti per la prossima stagione. Ultima puntata di Schi Trentino e si chiude la stagione, Angelo Dalpezia, Che stagione è stata? Beh, se parliamo di televisione, è stata una giornata, eh, una, veramente una, una stagione splendida. Eh, devo dire, veramente, grazie a ai collaboratori, a chi l'ha ideata anche al comitato Trentino stesso veramente che questa trasmissione è entrata nelle case, quindi attraverso anche le due principali emittenti del Trentino e quindi è stata toccata anche attraverso il satellite abbiamo dimostrato quello che, che riusciamo a fare con umiltà eh, però con quella simpatia di cui è sempre stato circondato il, il mondo dello sci, è stata particolarmente apprezzata dai giovani, dai ragazzi dagli atleti, dagli allenatori dalle società perché entrava appunto anche a conoscere la realtà delle piccole e delle grandi società e questo per noi è stato qualcosa di, di splendido. I risultati stessi vengono portati settimanalmente da, da questa trasmissione e quindi eh, anche i trentini magari che non si occupano di sport invernali hanno potuto toccare con mano i risultati e tutto il movimento dello sci con, con oltre 9.000 eh, tesserati e uno dei, dei, dei prestigiosi comitati. Per il futuro, naturalmente, abbiamo annunciato che ci sarà un grande progetto partendo dallo sci alpino, poi a seguire il nordico e le altre specialità. Seguiremo anche eh, lo snowboard, e naturalmente lo sci alpinismo avrà forse più mezzi, eh, non solo per l'allenamento, ma anche per le trasferte, per l'organizzazione delle gare. Così come anche gli allenatori avranno più possibilità di esprimersi, e quelli che hanno già dato. Ricordo in particolare. Franz Nicolini, Faustino Bordiga, Carlo Zanon, che sono un po' i tre grandi artefici del rilancio dello sci alpinismo in Trentino, sono un po'. I, quelli che hanno han portato i, due, i, i nostri campioni Lanzetta e Nicolini a questi risultati. Quindi non c'è neanche tempo per riposare, si chiude la stagione ma bisogna già programmare la prossima. Indubbiamente quindi adesso al 7 faremo questa festa dello sport, faremo un po' di bilancio però sicuramente parleremo dei programmi futuri, non dobbiamo fermarci, il nostro comitato è uno tra i più attivi a livello nazionale, è un comitato compatto così come eh, sono compatte anche gli assessorati e lo stesso Presidente e della provincia che ci crede, non solo nel progetto ma in tutto il nostro movimento così come anche gli organizzatori delle grandi manifestazioni sono uniti a noi, un trentino veramente dello sci che si presenta a 360 gradi. Al di là dei risultati agonistici, l'inverno 2010-2011 ha portato riconoscimenti importanti ora sotto con la 3-3 di Campiglio e i mondiali di sci nordico del 2013, come sottolinea l'assessore Tiziano Mellarini. Uno degli obiettivi della gestione dei due mandati di Tiziano Mellarini è sempre stato quello di avvicinare anche, di apprezzare un po' gli sport legati al turismo, insomma anche con lo sport invernale, particolarmente vicino alla Federazione Nazionale e anche quella del Trentino, e con i mondiali, con, con la 3, 3 insomma siamo a buon punto. Abbiamo ottenuto risultati importanti quest'anno? Abbiamo ottenuto risultati importanti, ci stiamo avvicinando a due appuntamenti, straordinari per il Trentino, il ritorno da Trattrai nel 2012 dopo anni direi, di abbandono da parte della federazione italiana per certi aspetti. Devo dare atto alla FIS, alla federazione internazionale. Di aver compreso qual è il valore, la forza di questo momento storico per le discipline invernali e ritengo che per Campiglio e per il Trentino sarà un'occasione di rilancio, ma quel rilancio che presenterà novità perché vogliamo anche presentare nella novità per quanto riguarda anche quello che è l'ambiente e le proposte direi legate ai servizi per, sia per gli atleti ma anche naturalmente per il pubblico. L'altro appuntamento che ci sta avvicinando giornata dopo giornata è il 2013, il primo passo. Il passo è stato compiuto ad Oslo alla chiusura dei campionati mondiali di sci nordico in cui c'è stato il passaggio della bandiera, la bandiera oggi è già esposta a Cavallese in Valle di Fiemme, la macchina è ben oleata, i lavori stanno continuando anche con una forte accelerazione, anche in questa occasione il Trentino si presenterà con un nuovo vestito perché questo nuovo vestito è obbligo, indossarlo, visto la disponibilità dalla parte federazione internazionale a Città del Capo e va ricordato, questo credo con motivo di orgoglio innanzitutto per la Valle di Fiemme e per il mondo del volontariato, che è l'unica stazione a sud delle Alpi che ha ottenuto in vent'anni tre volte l'usenzione dei mondiali. Questo sa significare che la professionalità è un ulteriore elemento di forza, un elemento cardine per raggiungere eh, risultati straordinari. È stata una stagione sensazionale per il mondo dello scialpinismo e per le due giovani promesse Federico Nicolini e Gianluca Vanzetta. Sentiamoli. Allora Federico Nicolini, si è chiusa questa stagione esaltante per te. Ti aspettavi di più o va bene così? No, penso che più di così non si poteva fare. Una vittoria all'inizio stagione con due, due medaglie mondiali, penso guarda benone. E Gianluca Vanzetta, amico e anche avversario poi? Eh Sì, lui è molto mio amico, siamo molto legati assieme, ma che dal prossimo anno si incomincerà a battagliare di nuovo. Allora, Gianluca Vanzetta hai vinto la Coppa del Mondo Cadetti, insomma, è un grande salto di qualità rispetto all'anno scorso? Sì, quest'anno ho vinto la Coppa del Mondo, sicuramente è stato un po' inaspettato perché battere Chico per me è veramente una cosa strana. Come ha detto già lui, non godeva della massima forma e salute quando l'ho battuto, però sono cose che capita e sono stato capace di, di passarlo. Questo tuo miglioramento cosa ha dovuto? Beh, diciamo al, a alla, affidare l'allenamento a un nuovo allenatore e anche un po' di esperienza che sicuramente l'anno scorso non avevo e nel corso dell'anno scorso mi sono fatto e quest'anno ha portato i suoi frutti. Alcuni fra gli atleti più rappresentativi dello sci alpino ci raccontano la propria stagione. Li abbiamo incontrati in Val di Fiemme. Kristofineroff si sta chiudendo la stagione, Insomma, meglio di così non poteva andare quest'anno. Sì, sono molto contento, era una stagione di più di ottimo, sono molto soddisfatto e sono contentissimo che adesso piano piano finisce che non ce la faccio più <ride> immagino la tua stagione è partita un po' in sordina e poi questo cambio si è arrivato al momento giusto ai mondiali come l'analizzi questa situazione? ma devo dire che sono già partito molto bene intanto parliamo di Coppa del Mondo e non parliamo di, della gara del Ciclap quindi ho subito cominciato con il sesto e quarto posto in America e poi ho, ho fatto il podio a Bormio non c'era la vittoria però ero sempre lì poi ai mondiali ho sfruttato ho cercato di Sfruttare proprio l'occasione, ho pensato ancora di meno. Il mio obiettivo era solo di rischiare, ho sfruttato ogni occasione che c'era, meglio di così non poteva andare. e Adesso in primavera cerco di godermi un po' questi grandi successi che ho fatto questo, questo inverno. Che stagione è stata la tua, Luca? Ma ho avuto un po' di alti e bassi. Ho eh, iniziato su Norvegia, ho fatto un ventesimo in Coppa Europa. poi... Eh, Facevo sempre una manche bene e una male, quindi alternavo risultati belli a risultati brutti, insomma. quindi un po' alti e bassi. Sicuramente alcune manche le ho fatte bene, anche alla grande, quindi eh, guardo quelle e sono contento. Sì, eh, c'erano dei, dei buoni momenti, cioè come la medaglia o anche altri piazzamenti che erano buoni, poi eh, per il resto era molto difficile per me perché con mio padre, che è. Eh, ci cioè, hanno dovuto andare in ospedale, c'è cioè, ancora lì, eh, non è facile, però diciamo, è un'altra cosa che bisognava imparare e niente, spero che il prossimo anno non avrò problemi del genere e poi sono sicuro che può andare bene tutto. Ma sicuramente è stata una buona stagione, diciamo che... Per come stavo sciando in allenamento mi aspettavo addirittura qualcosina in più, se devo essere sincero, però d'altronde lo slalom è questo, partendo anche un po' troppo indietro, ancora con numeri alti in Coppa del Mondo, è quello un po' il problema. Adesso ci stiamo portando avanti, ha fatto qualche bella gara, e adesso vedremo di, di, di portarci bene avanti, e un altro anno nei 30 su, da subito e, e via tutta. Sì, hai eh, detto bene, ma mi è mancato il podio. Eh... Adesso più a freddo c'è cioè un po' di rammarico, sono molto contento ma un po' di rammarico perché c'erano le occasioni in più di una gara per poterlo fare, forse anche ai mondiali. E allora sono occasioni perse che non, non capitano tutti i giorni, quindi dispiace un po' quello, però nulla toglie che ho fatto due anni in cui ho tribolato come, come un cane, quest'anno mi sono divertito, ho preso delle belle soddisfazioni. E... Forse ho fatto vedere a qualche persona che, che non ero finito, è quello anche importante, e quindi va bene così. È andata abbastanza bene, è chiaro si vuole sempre di più, si vuole. speravo un po' meglio, ecco, però è stata la prima, ho tanta polvere da togliere, quindi, quindi non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi e di riprovarci la prossima. Eh sì, adesso è proprio il momento di far bilanci e penso che Soprattutto quest'anno quello che magari è mancato è un po' il, i risultati, il trovare i risultati, la, la sicurezza, un po' la mente forse, no? quando non riesci a trovarli poi inizi anche mentalmente a cedere un po'. Però la stagione comunque ha avuto i suoi alti e bassi, ho fatto delle belle gare unite a tanti errori, a tanti, tanti problemi, e, però comunque dai, è abbastanza positiva. Il gigante FIS di Coppa Italia Pampiago ha avuto una prepista eccezione, Davide Labatte, telecronista Rai, eh, come l'hai trovata questa pista? Beh, sempre, sempre bellissima, la prima era anche molto dura, poi la seconda c'era un po' di umidità in più e quindi per noi che non siamo portati per lo sci sicuramente andava meglio. Con Pampiago è un film particolare però Davide? Ma se no vengo spesso perché qui il comprensorio è molto bello, poi ci sono tanti amici in zona da eh, Beppe Zeni a, eh, ovviamente c'è il Moldavo De Florian, più i tanti allenatori che sono qui da queste parti. In più la squadra nazionale si allena qui, perciò è tappa d'obbligo. E che stagione è stata per piena di soddisfazione, è bello commentare tante medaglie ai mondiali. Ah sì, sicuramente sì, ci si diverte molto di più anche perché poi quando le cose vanno male in uno sport eh, come lo sci, che poi è sempre difficile spiegare perché stai a dire un atleta dopo tre chilometri di pista oggi non andava avanti perché in effetti è arrivato eh, 20, 20 centesimi di secondo dopo. E quindi insomma è sempre complicato, mentre invece con una bella vittoria festeggi e buonanotte non ti devi arrampicare sugli specchi. Il Trentino ha anche tecnici di assoluto livello che guidano le nazionali di specialità. Dalle loro parole un resoconto sulla stagione appena conclusa. Giuseppe Zeni è uno dei tanti Trentini che allenano in nazionale. Quest'anno com'è andata Giuseppe? Diciamo che all'inizio stagione abbiamo un po' faticato. E poi piano piano i ragazzi hanno, hanno preso fiducia, confidenza e due ragazze, la, la Mölg e la Curtoni finale stagione hanno fatto veramente bene eh, tanto che la, la Mölg è nella, nella standing è nona è la miglior la stagione che ha fatto e la Curtoni è ventunesima peccato per, eh, per alcune uscite un po' di sfortuna se no per il resto è andata molto bene poi c'è la Chiara Costazza ha avuto dei problemi fisici che dovrà risolverli e ha avuto una stagione con alti e bassi, non è riuscita a allenarsi bene e i risultati non sono venuti. E la Nicole Gius si è mantenuta sui livelli dell'anno scorso e, e purtroppo non ci sono giovani, quello è il problema dello slalom in Italia: non ci sono son rincalzi. Il bilancio devo dire positivo, sicuramente, anche se per quello che gli atleti hanno fatto vedere in allenamento, spesso anche in gara, le prime manche. Magari qualcosina di più avremmo anche potuto raccogliere, comunque nel complesso positivo di sicuro. Hai visto anche da vicino due Trentini, diciamolo, Deville e Stefano Gross, sono migliorati tanto quest'anno? Sì, molto, soprattutto Cristian ha fatto una bellissima stagione, è vero che forse è mancato il podio che è, soprattutto nella seconda parte era alla sua portata, però nel complesso ha fatto un'ottima stagione, è riuscito a guadagnare il primo gruppo di merito per l'anno prossimo e quindi positivo sicuramente, Stefano ha fatto delle bellissime sequenze, dei bellissimi pezzi è mancata un po' la continuità, forse avrebbe potuto arrivare qualche volta in più però quello che ha fatto vedere è molto interessante per il futuro Ma diciamo per noi slalomisti alla fine abbiamo recuperato un po' il terreno perso all'inizio stagione abbiamo fatto molta fatica, abbiamo avuto l'infortunio della Carbon che stava andando veramente forte sia in gigante che in slalom, abbiamo perso una pedina importante con la Manuela Mojga abbiamo fatto una bella stagione e, e verso la fine anche la Curtoni ha fatto dei bei risultati dai mondiali in poi. Abbiamo due atlete nelle prime 30, tre con la Nicole Jus e come dici te peccato un po' per la Chiara che con l'infortunio che ha avuto ha veramente fatto fatica tutto l'inverno. Un po' per il dolore, un po' per il morale che non riusciva mai a salire, ha faticato però sono ottimista anche per la Chiara per, per la prossima stagione. La mia stagione, ci siamo visti all'inizio di stagione a Pampeago, ci ritroviamo a Pampeago. Queste sono le ultime gare. Direi che è stata una stagione impegnativa su tutti i fronti perché partecipare alle discese, a tutte le discese di Coppa del Mondo è stato molto impegnativo e direi abbastanza difficile perché ci siamo trovati ad affrontare piste preparate in maniera. Io direi quasi eccessivamente ghiacciata, e non è semplice. Insomma, però Mirko voleva fare questa esperienza, adesso vediamo. Per la rubrica Viaggio nell'Isci siamo andati a Pampeago per incontrare l'Unione Sportiva Cornacci di Tesero. Anche per quanto riguarda la nostra rubrica dedicata all'Isci Club del Trentino, e per l'ultima puntata intervistiamo la Cornaci di Tesero, siamo col presidente Giuliano Vaia. Che stagione è stata, presidente? Ma, diciamo così, una stagione molto positiva, sia sotto il profilo diciamo, sì, tecnico, ma anche organizzativo. Abbiamo organizzato sei gare, sia a livello internazionale che locali promozionali. Poi abbiamo un aumento di gruppo anche fra questo, credo che sia molto positivo quest'anno. Eh, pensa che sono dieci anni che non avevamo un gruppo di, promo, eh, di primi, diciamo primi eh, promozioni, di, di primi ragazzi, insomma una cinquantina di ragazzi eh, che hanno incominciato a sciare, questo credo che sia un numero molto, molto interessante. E come mai prima, negli ultimi anni non avevate questi numeri? Ma il segreto non lo so io comunque, credo che eh, prima di tutto vedo che da parte del responsabile che abbiamo il Michele Ventura ha, ha contribuito molto, molto all'organizzazione del gruppo, secondo credo che sia stat stato una, un ricambio anche di allenatori più giovani, molto più così, eh, interessati, più pass passione per lo sport e che si de dedicano più di tutto anche al, alla formazione di ragazze. Michele Ventura si occupa del settore scialpino e il Presidente ha detto che questo aumento di, di partecipanti e di iscritti alla Cornaccia è anche un po' merito tuo, o no? Merito mio, no? non, non scherziamo, è un merito di tutta la direzione, di tutto il consiglio direttivo dell'US Cornaci che in questi anni ha cercato di dare il meglio per incentivare eh, l'attività eh, agonistica e l'attività promozionale per i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Un grosso aiuto ci li danno anche gli sponsor che ci permettono di mantenere delle quote molto, molto basse per quello che offriamo per eh, riuscire ad aumentare il numero che effettivamente negli ultimi anni ha avuto un discreto aumento. Quanti sono? Ma nel settore agonistico parliamo di circa 40 ragazzi dai baby fino agli allievi. Mentre quest'anno siamo stati molto soddisfatti perché a livello di corsi promozionali, scuole medie, scuole elementari siamo arrivati circa 55 bambini. Con questa puntata si chiude così il secondo ciclo di trasmissioni del format Ski Trentino. È stata una stagione particolarmente intensa che abbiamo seguito in maniera capillare fornendo un'informazione a 360 gradi, da legare baby e cuccioli alla Coppa del Mondo di Scialpino e al Tour de Ski. Dove c'era un evento c'erano le telecamere di Ski Trentino. Siamo convinti di aver finalmente contribuito a una completa promozione degli sport invernali e i tanti feedback ricevuti ci stimolano a riproporci l'anno prossimo con qualche avvincente novità. Nel frattempo potete rivedere tutte le puntate sul sito internet fisitrentino.it. Non mi resta che salutarvi. Buona estate a tutti. Ci rivediamo in pista a fine anno.